Mercoledì 21 gennaio, davanti allo Yacht Club di Monaco, era ormeggiato Maserati, il VOR 70 di Giovanni Soldini. Sono arrivati per l'occasione anche John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobile, e Pier Casiraghi, tutti e due grandi appassionati di vela, che faranno parte dell'equipaggio in un paio di occasioni. Giovanni Soldini ha spiegato quali avventure li aspettano. Riparte la caccia ai record per Giovanni Soldini e il VOR 70 Maserati. Sì, partiamo da qui, oggi annunciamo il programma del 2015, direi che il primo appuntamento importante è la 600 miglia race, in cui avremo a bordo anche Pier Casiraghi, è una regata caraibica, quindi condizioni molto belle, dovrebbe esserci vento e bel tempo, acqua calda e quindi insomma saremo pronti. Dopodiché faremo un record tra San Francisco e Shanghai, è un record storico che viene dalla storia dei Clipper, è un percorso molto lungo, sono quasi 7000 miglia, probabilmente partiremo insomma, in primavera. E dovrete rimanere sotto quanti giorni? Secondo me noi dovremmo farcela intorno ai 22 giorni, però vedremo poi lì che condizioni troveremo. Dopodiché ci sposteremo in Australia per la fine della stagione, in cui parteciperemo alla Sydney Hobart, che è una regata molto bella, molto affascinante. Ma anche molto dura, una delle più dure. Molto dura, ha un grande nome, in realtà per noi è una regata relativamente corta, perché sono non troppe miglia, però sicuramente il livello è molto alto e ci sono degli altri World 70, per cui troveremo un po' delle barche molto simili a noi e sarà molto interessante. In conferenza stampa Soldini è entrato nei dettagli. Dopo la regata ai Caraibi passeranno attraverso il canale di Panama nell'Oceano Pacifico. Risaliranno la West Coast americana fino a San Francisco e da lì aspetteranno la finestra meteo ottimale per Shanghai. Non facile, perché tra sud del Giappone e costa cinese si scatenano dei tifoni ormai anche fuori stagione. E poi da Shanghai, dove Maserati porta la bandiera del Made in Italy per una serie di eventi, la barca si sposterà in Australia per partecipare alla regata, avete sentito, molto impegnativa, da Sydney a Hobart, la capitale della Tasmania.